Bentrovati amici di Match Fishing, ancora una volta con la rubrica The Specialist, lo specialista. Ospite in studio, oggi abbiamo il campione Mario Casale della Lenza Emiliana Tubertini, ma anche una colonna della nostra nazionale di pesca con il feeder. Tanta esperienza, pur essendo così giovane, alle sue spalle. E oggi, proprio in virtù della sua esperienza, vogliamo da Mario sviscerare una gara di pesca virtuale sul canale di Ostellato, che lo ha visto tra l'altro protagonista in tante occasioni. Intanto, Mario, benvenuto e ben ritrovato con Ciao noi di Match Alessandro, Fishing. Ciao, buongiorno, ciao. ciao Alessandro. Allora, sei d'accordo a dirci tutta la verità, solo la verità, nient'altro che la verità su come peschi ad Ostellato? Lo giuro, cercherò Molto di bene. dire tutto quello che faccio io. Chiaramente potrebbe essere giusto o sbagliato, però vi dirò quello che faccio io in gara. Beh, sicuramente ci sono tanti campioni, tanti personaggi che pescano molto bene ad Ostellato, come d'altra parte sai fare tu, però con te abbiamo deciso di fare questa chiacchierata proprio per entrare nel merito di quella che è un'ipotetica gara. Allora, cominciamo proprio a entrare nel merito della preparazione dello spot, quindi il paniere, poi le pasture, le terre, le esche. Cosa fai tu quando affronti un canale come Ostellato? Diciamo alle vallette, ecco, prendiamo l'esempio delle vallette così ci concentriamo su questo. Allora, solitamente la mia preparazione si svolge prima di tutto preparando le esche e le pasture. Secondo me è la parte più importante da affrontare in una gara di pesca. Dopodiché, una volta preparate le pasture e l'attrezzatura di pesca, bisogna individuare la zona dove andarci a pescare. Ecco, Cioè, iniziamo subito però ad analizzare le cose. Hai detto sono le cose più importanti, le esche e le pasture. Ovviamente tu usi le pasture di casa Tubertini, sicuramente quelle di Van Deneyde. Ecco, alle vallette che tipo di pastura usi e che mix fai di solito? solitamente le pasture più utilizzate nel canale di Ostellato, le nostre, sono innanzitutto pasture di Tubertini e di Van Deneyde. Cioè si parla della classica Turbo, classico Black, dopo si parla della Gold Pro Brem, della G5, che adesso ho delle campionature, però non ho tutto, che è questa Ah, qua, G5, la la G5, sì. classica G5. E, diciamo, come Van Deneyde, le pasture più utilizzate sono queste tre. Dopo c'è anche qualcos'altro che è la Super Crack, e insomma, per fare dei tagli. Dopodiché, come pasture Tubertini, sono le classiche Sì, Gold ma Medal tu Black. usi di solito delle pasture molto scariche, molto povere, dove il pesce non trova modo di alimentarsi, quindi di sfamarsi, di saziarsi. O usi delle pasture che abbiano anche dei componenti nutrienti? Allora, come pasture solitamente utilizzo delle cose scariche, non utilizzo delle pasture molto cariche con del pesce, pasture delle basi classiche come la Turbo o la G5, dopodiché vado a incrementare magari con degli additivi o con del pane rosso, del Big Fish, del brasa incaramellato, però solitamente le basi sono sempre quelle, non vado mai a sovraccaricare la pastura. Ho capito. La bagnatura è molto importante per pescare a feeder perché non deve essere né troppo bagnata ma nemmeno troppo scarica di umidità. Qual è il tuo approccio per la bagnatura? Cioè, deve impallarsi dentro o deve, cioè, raccontaci un po' questo particolare perché credo sia fondamentale. Allora, Ostellato, innanzitutto bisogna capire in che periodo andiamo a pescare e dove stazionano i pesci, perché potrebbe esserci il periodo dell'anno estivo dove il pesce tende a sollevarsi dal fondo, perciò la bagnatura è una cosa fondamentale. Chiaramente sulla stessa pastura si possono fare più tipi di bagnatura, cioè del tipo bagnare una Magic Box di pastura di più, dove comunque vai a tagliare delle esche, e della pastura bagnata meno per creare una colonna. Cioè, abbiamo avuto esempio al mondiale nel 2018 che chi, diciamo, ha fatto una bella pescata ha bagnato la pastura in due modi, cioè ha fatto una bagnatura per creare una colonna di discesa per far scendere il pesce sul fondo e una pastura più bagnata per poi pescare, siccome peschiamo a feeder, siamo sul fondo per pescare poi chiaramente appoggiati bene in terra. Si può bagnare in più maniere. Questo è importante. Alle vallette tu prediligi una pastura brown o una pastura scura, nera?
Io sono, diciamo, io parto sempre con una base chiara su tutte le pasture, che possa essere la G5 o la Turbo. Sulle Brem io parto su una pastura base chiara, dopodiché vado ad aggiungere il classico colorante nero, dove vado poi a modificare la colorazione in base a come la voglio io. Ho capito. Però solitamente tendente sullo scuro, sono molto, diciamo, mi piace più la pastura scura che chiara. Poi Ho dipende anche lì capito. se c'è da pescare delle brem o delle placchette, ci sono vari tipi di pesca in base a quello coloro la pastura. E per quanto riguarda le esche, escludendo il fuile e il verde vasco, così rendiamo, come dire, no, Più la certo. cosa un po' più generale, insomma. Sicuramente nelle esche bisognerà avere dei bigattini vivi, che comunque si utilizzano poco. Dei bigattini stirati sono molto importanti, dei raparini, che sono i classici bigattini pinchi rossi, dei caster, dei vermi, insomma bisogna avere un po' in generale tutte le esche, però solitamente sulla pesca ostellato delle brem un'esca che va molto bene sono il lombrico o il raparino, che può essere vivo o morto, o i bigattini morti, parlando, escludendo diciamo, del verde base. Ecco, tu il verme, che è un'esca molto importante per le brem, soprattutto per ostellato, ma è anche un'esca molto delicata, li prepari prima o li tagli man mano che ti servono? Io li taglio man mano che mi servono. Tra l'altro, io non faccio mai una setacciata, diciamo, iniziale del verme e lo lavo. Io lo tengo nella sua terra, specialmente nel periodo estivo, dove tende poi a sudare e anche a morire. Lo tengo nella sua terra, poi tiro fuori il lombrico che mi serve, lo lavo in una Magic Box con l'acqua e dopodiché lo taglio al momento. Questo è Ah, ho quello che capito. io svolgo per quanto riguarda il taglio del lombrico. Chiaramente, se poi peschiamo a inizio stagione, a marzo o a novembre, dove non c'è quella grossa caldana, allora a quel punto lì puoi prepararne anche qualcuno in più prima. Ok. Sul piatto delle esche, oltre a queste esche che sono di fatto esche vive, troviamo anche dei cereali che possono essere la canapa, il ravizzone, il mais, queste cose qua, oppure tu le metti in ultima fila e quindi non le usi mai queste. Allora, parliamo di competizione. Secondo me in competizione bisogna avere tutti i tipi di esche, parlando dalle esche vive alle esche morte e a quanto riguarda il mais, la canapa. Chiaramente quelle lì sono aggiunte che si fanno come la canapa nella pasturazione, non sono esche che utilizziamo da innescare. Però per quanto riguarda anche avere il barattolino di mais è fondamentale, bisogna averlo perché ci sono delle brem, ma ci sono anche dei carassi, ci sono delle carpe. Bisogna vedere poi nella gara cosa succede? Potrebbe essere buono anche avere un altro tipo di esca. Come la pasturazione, come ti dicevo prima, è fondamentale avere delle pasture che possono funzionare su più tipi di pesca, che può essere la pescata sul fondo, ma se nel periodo di luglio abbiamo dei lucciperca sul fondo che non ci fanno pescare, a quel punto bisognerà avere una pastura un po' più asciutta per poter, diciamo, cercare di far scendere i pesci sul fondo, Ho perché capito. ricordiamoci che noi peschiamo a feeder, possiamo variare sui terminali, sulle pasture, ma molta gente pensa che uno possa fare più tipi di pastura, ma con una pastura puoi fare più tipi di lavorazione. Cioè con lo stesso pacco di G5 che è da 2 kg, io ne posso bagnare 1 kg più bagnate e 1 kg tenerlo più asciutto. Nessuno me lo vieta. E in 1 kg metterci del pane rosso che mi vada sul fondo e in 1 kg non metterlo. Cioè, si può fare tanti tipi di giochi. Ma in un canale come Ostellato tu preferisci pasture che siano dolci? Queste qua dovrebbero essere tendenti al salato, giusto? Se non Sono ricordo tendenti al male. salato, dove c'è del brase, diciamo che è una base dolce, una base pane, però fondamentalmente con quegli ingredienti sono a base salata, però fondamentalmente uso questi tipi di pastura partendo da aprile a fine ottobre. Se vado a pescare in acque un po' più fredde, magari aggiungo anche dell'Expanda Gold, del pesce dove c'è all'interno della base pesce, ma solitamente quando svolgiamo noi i campionati le basi sono sempre queste. Ho capito, quindi non ci sono ingredienti XXY che sono. Assolutamente no, Alessandro. Gli ingredienti che si utilizzano sono le basi delle pasture, gli additivi che possono essere il Big Fish o il Brazen Caramel, l'Exotic, ci sono di vari modelli, il Tush per i carassi, o se no
vado a incrementare magari con questi ingredienti che sono degli ingredienti che non sfamano il pesce, che creano una zona di pascolo sul fondo, che sono il sinking crab, il red, lo yellow, sono diciamo ingredienti che ti Sono creano. briciole di pane quelle, giusto? Sono grani di pane affondante, che è Ah, un'esca che ok. rimane ferma, non attira minutaglia e ti aiutano molto a creare una zona di pascolazione. Visto che nel feeder comunque non peschiamo come nella pesca a colpo, che si buttano 10 litri di roba Sì, per creare un esatto. fondo e iniziare la fionda. Noi usiamo un pascolatore, per quanto possa essere grande, diciamo, comunque la roba che alla fine utilizziamo poi è poca. E bisogna Bene. cercare di buttare la roba giusta. Adesso guardiamo sulla rastrelliera, abbiamo visto che hai preparato una serie di canne, ce le vuoi presentare le canne che utilizzi a ostellato? Oltre a quella Solitamente per la pasturazione o per la pasturazione usi la stessa canna che poi usi durante la pescata? no, allora assolutamente no. Allora, per la pascolazione parliamo del corto raggio, dalla pescata dai 10 metri ai 30 metri c'è la canna dedicata da fare il fondo, che è una canna imbobinata con della treccia anche abbastanza grossa, una treccia del 20, dove andiamo poi ad attaccare il nostro pascolatore da fare il fondo, che è il 5x7, e lo utilizziamo per fare dei fondi iniziali o comunque dei fondi importanti, dove c'è anche da buttare magari delle pale di terra che sono molto pesanti. Con una canna classica da pescarci sicuramente non è l'azione giusta. Questa è la canna dedicata. Dopodiché preparo una serie di canne che possono essere due canne per tipo per le varie distanze che ho deciso di affrontare. Se decido di affrontare 18 metri, 45 e 75, preparo due canne per tipo. Questo è solitamente doppiare la canna in base alla linea che ho scelto. In Però sono bobina, quando peschi, siccome si utilizzano terminali molto sottili, almeno immagino, poi ci dirai tu come usi i terminali, preferisci il trecciato o il nylon in bobina? Allora, sulla corta distanza, la pescata 15-18 metri, utilizzo una canna, la preparo col trecciato e una canna la preparo a nylon, perché sappiamo bene che a ostellato potrebbe succedere di agganciare dei pesci di taglia anche sulla corta distanza. E chiaramente con la treccia diciamo, c'è una lenza molto rigida, mentre dalle distanze dai 30 metri in avanti utilizzo la treccia, che solitamente quella che utilizzo è questa. Il Dial Multicolor del diametro 10 la utilizzo perché sono bobine da 200 metri e su delle bobine match riesco a non fare, diciamo, dei fondi, cioè viene pari e viene una bella imbobinatura. E per quanto riguarda poi dopo la treccia faccio uno shot leader con il Ah, il Gorilla Gorilla. C4 Green del 26, 28, misure indicativamente quelle, uno shot leader lungo 7-8 metri. Non di più, ho Non di più. Terminali capito. E i terminali, Mario? La lunghezza? utilizzo lunghezza. Allora, la lunghezza del terminale bisogna vedere in quel momento il pesce cosa ha voglia di fare. Se il pesce è svaliziato e non va sul pasturatore, utilizzo dei terminali più lunghi, anche 1 metro, 1,20 m. Mentre se il pesce è in pastura e si riesce a concentrare sulla zona del pasturatore, si può accorciare tranquillamente il terminale a 60-50 e pescare anche con dei fili un po' più grossi. E Ho dipende capito. anche lì, se poi il pesce staziona sulla parte alta, ci sono vari tipi di condizioni da poter adottare. Cioè magari fare uno spezzone di fluorocarbon del 18, anche misure abbastanza importanti per far sì che il terminale scenda più lentamente, e poi un 20 cm di nylon. Però indicativamente sono condizioni particolari. Solitamente i terminali che uso sono il classico sulle brema ostellato, dove il fondale è abbastanza pulito e non abbiamo pericolo di incagli. Non uso il fluorocarbon, uso il classico nylon LR, che è morbidissimo ed è molto, molto buono. Ho capito. Misure, partiamo dal 10,2 e possiamo arrivare anche a un filo del 12,5 o 14,5, dipende anche lì cosa c'è. Se c'è da fare 20 kg di pesce e non dà problemi la misura del filo, io sono un pescatore che pesca con dei fili abbastanza grossi, non sono per pescare col filo del 9 quando non ce n'è bisogno. Ho capito. Ma tu prepari bene la tua linea di pesca con
con quanti lanci di un 5x7 o quant'altro fai in fondo, insomma, tanto bisognerà che la gara ti duri 5 ore, quindi Certo, allora un canale un minimo. come ho stellato, le vallette che è molto largo, si possono sicuramente fare, cioè si devono fare sicuramente due linee di pesca. Se ne possono fare anche tre, perché possiamo sfruttare il centrocanale, la linea corta e la linea lunga. E chiaramente nella linea di pesca che preparo per poi andarci a pescare dopo 2 o 3 ore, faccio un fondo consistente. Posso fare anche 10-12 palle di 5x7 su una No. linea corta, dove dopo andrò ad affrontarla dopo 3 ore o dopo 2 ore, magari faccio un lancio di richiamo, ma col terminale attaccato per vedere se c'è già qualche pesce sopra. E invece nella zona dove parto subito, solitamente parto con un GT feeder di dimensioni abbastanza generose, faccio 4-5 scariche e dopo ci pesco subito sopra, mentre sulla linea corta faccio un fondo importante, Il come GT penso feeder facciano tutti. è il pasturatore evoluto del Rocket, vero se non sbaglio? Il GT Feeder è l'evoluzione del Rocket, il nostro pasturatore non è un pasturatore di Nisa e Sì, chiaramente esatto. ha le caratteristiche, però abbiamo fatto una vasta gamma anche di misure e di grammature che il Rocket non aveva, perché il Ho Rocket capito. ha il 28 e 44, mentre questo qua abbiamo delle grammature che arrivano fino a 55 grammi e partono anche da misure grammature più leggere. Ok, inizia la gara, tu hai preparato diciamo due linee di pesca, una a 15 metri a tiro di rubagien, diciamo dove solitamente si pesca con il colpo, e una a 44-45 metri che è circa metà del canale. Tu parti subito a metà e quindi come inneschi, che cosa, come parti subito, non avendo il fuile e il verdevase, parliamo. Allora, se devo partire su una linea, innanzitutto premetto che la pesca feeder, cioè, per chi pesca feeder, secondo me la cosa fondamentale è trovare una linea dove ci si arriva bene con la pasturazione e con i lanci. Se uno lancia bene e pastura bene, il feeder nelle 5 ore ti dà dei risultati. È inutile andare a creare una linea lunghissima dove uno non ci pesca bene. Quella per me è la cosa fondamentale del feeder e l'abbiamo visto anche al mondiale perché noi eravamo abituati a ostellato a pescare a 15 metri e a 80 metri alle vallette, quando poi abbiamo visto che nessuno ha adottato la linea degli 80 metri, ma hanno pescato tutti sulla linea dei 42, 39, 36 e hanno fatto delle belle pescate. Questo è fondamentale. Per quanto riguarda inizio gara senza fuile verde bassa, si parte tranquillamente. È un'esca che piace molto alle brem, sono i bigatti morti del colore rosso. Magari parto con quell'esca che mi dà più fiducia. Dopodiché le esche, se vedo mancanza di mangiate, le faccio girare tutte, anche i caster, il mais, cioè non prediligo un'esca più che un'altra. È chiaro che parto con le abitudini che ho avuto fino a quel momento. Se mi ha pagato quell'esca lì, i bigatti morti, parto con quelli. Ecco, sicuramente nella pesca feeder, come abbiamo visto, è fondamentale anche la ritmica, cioè i tempi di attesa. Tu ritieni che ci sia comunque un'importanza nel tempo di attesa, oppure dopo quanto non vedi la mangiata, recuperi e poi rilanci? Cioè c'è una certa frenesia, oppure c'è una strategia delle attese nella tua impostazione? Guarda, io sulla pesca delle carpe ho, diciamo, adottato il discorso della tempistica anche da pescatori molto più bravi di me a pescare nei laghetti e ho capito che è una cosa fondamentale. Nelle altre pesche, delle acque libere, dei canali, io sono una persona abbastanza Frenetica. frenetica, cioè continuo comunque a lanciare, a cambiare, cambio l'esca, poi faccio un lancio col pasturatore vuoto fuori pastura, cioè provo di tutto, però non sto mai a fare delle attese troppo lunghe, a meno che sappiamo già dalle prove e diciamo dal periodo in quel momento che ce la prende che 2 pesci in 5 ore, a quel punto là te ne devi fare una ragione, insomma, di fare delle attese più lunghe. Ecco, hai detto proprio adesso una cosa particolare che va analizzata bene. Tu fai anche dei lanci a pasturatore vuoto fuori zona per vedere se c'è qualche pesce che gira nei paraggi, giusto? Come ti Perché se dicevo tu. prima, certo, come ti dicevo prima, la lunghezza del terminale, pesco con mezzo metro di terminale come a Corbara, perché c'è una quantità tale di pesce che ti entrano, addirittura mangiano sul pasturatore e ti spostano la cima, fai 30 mangiate a vuoto, a quel punto lì stai nella zona dove pasturi, mentre
in condizioni di poca pesca, se la lunghezza del terminale non ti crea il fatto di uscire fuori dalla zona di pasturazione, il pesce è smaliziato, è apatico, non vuole mangiare, si fanno dei lanci con il pasturatore vuoto anche a 2 metri a destra o a sinistra, della zona dove tu hai iniziato, per vedere se magari c'è un pesce fermo lì che non vuole entrare nella zona pasturata. E magari lo prendi, e tra l'altro capita molto spesso di prenderli anche più Belli belli. grossi. Probabilmente Sì. questo è perché il pesce è diffidente per le botte continue, per il rumore che si fa, e se ne sta guardingo a qualche metro di Chiaro. distanza, e quindi questo è un particolare che va ricordato, insomma. Specialmente quando a ostellato capitano quelle condizioni di acqua totalmente ferma. Cioè, quando c'è l'acqua leggermente corrente che si muove, c'è molta più pesca, ma quando nei periodi caldi ci sono queste giornate di acqua piatta, mancanza d'ossigeno, cioè bisogna fare molte, molte prove, molte condizioni che magari ti aiutano a prendere quel pesce che poi ti fa recuperare delle posizioni, addirittura vincere il settore. Quanto è importante, Mario, secondo te, il fatto di mungere, di spostare, di invitare il pasturatore mentre stai pescando, cioè invitare il pesce ad aggredire l'esca? O lasci Qua. il pasturatore fermo lì e aspetti? Il feeder, ci insegnano gli inglesi, che penso sia la nazione più forte a pescare a feeder. Loro dicono sempre: don't move the feeder, cioè lanciano, addirittura non recuperano neanche per mettere in tensione il filo, chiudono l'archetto e appoggiano la canna. Ogni tanto faccio dei richiami, però il 90% dei casi, più che un richiamo, preferisco rilanciare. Ah, ho capito. Però qualche volta capita, specialmente su quelle condizioni di acqua ferma, di poca pesca, magari un richiamo, giusto per fare svuotare il pasturatore, magari fare appoggiare la mia esca dove c'è la pastura. Però una volta usciti da quella zona lì, penso che non abbia senso. Preferisco fare un lancio fuori pastura, aspettare 5 minuti, se dopo non vedo nulla, ritorno indietro e rilancio sulla zona pasturata. Ecco, cosa cambia nella tua impostazione? Il fatto che ti trovi davanti un canale con acqua che muove e acqua che è completamente ferma, cioè cambia anche la dimensione dell'amo, del terminale, hai un approccio diverso, Guarda, hai esche diverse. con l'acqua corrente, che potrebbe essere ostellato con l'acqua che va, che comunque non è un'acqua molto corrente, parliamo anche magari di brem, pescando a pianta melon o in canal bianco ad Adria, cioè si utilizzano sicuramente delle misure degli ami diverse, anche delle tipologie diverse, cioè su un'acqua ferma, questa qua è la serie che utilizzo io, la 203. Ah, ok, Un sì. amo molto leggero, black chrome, si usa con delle esche verde basso, insomma un po' con tutto, perché è un amo molto tenace. Però su un'acqua che muove leggermente di più, per diciamo presentare un'esca più stabile, la 206. Ah, Un amo 206, sì. bronzato, un po' più pesante, e chiaramente cambiano anche le misure dei terminali, ma la cosa più importante è cambiano i pasturatori. Cioè su un'acqua che si muove si utilizzano anche degli open end, per far sì che la tua pastura non vada a finire 2-3 metri a valle di dove tu peschi. Cioè, Sì. cambiano delle condizioni che penso che siano giuste, normali e logiche per un pescatore. Cioè, possono cambiare. Sì, poi c'è anche la scuola di pensiero di chi dice io uso il bigatino incollato perché i pesci grossi vengono sul bigatto incollato. Tu quanto credi in questa teoria? Guarda, io parlo adesso della pescata alle brem. Solitamente prediligo pescare all'ombrico che a bigattino, però tutto può essere, nella pesca tutto può essere. Ci sono delle magari giornate che le condizioni col bigattino incollato fanno la differenza. Sono tutte cose chiaramente da provare. Come dicevi tu prima, la preparazione delle esche, ci vogliono dei bigattini sfusi e dei bigattini incollati. È chiaro che se uno si trova la canna del gas e non sa cosa fare, bisogna anche provare quel piano lì. Esatto, che però cerchi sempre di impostarlo su una linea diversa, anche se ti ha reso poco la linea principale, non andarla a rovinare del tutto facendo un minestrone di cose, Chiaro. il verme, il bigatto incollato. Quindi,
Di solito tu scegli una linea molto lunga per il bigatto incollato, dove possono anche girare delle carpe, dei carassi grossi? Io solitamente non ho stellato, non pesco mai proprio attaccato alla sponda opposta. Pesco sempre in 6-7 metri staccato dalla riva, anche perché secondo me c'è un fondo più lineare, molto più pulito, esatto. Non ci sono delle canne, e su quella linea lì si può provare a forzare la mano. Chiaro che se uno è proprio messo alla canna del grass, deve trovare un pesce di taglio, comunque una salversa, e il bigattino incollato sappiamo che su quelle condizioni può essere la marcia in più. Per una carpa, un carassio grosso, bisogna provarlo. Però se io ho la mia pescata lineare e riesco a capire che in quella pescata sono messo abbastanza bene come risultato, non vado a cambiare. A rischiare. No, continuo sempre su quella linea e riesco, cioè riuscendo magari a portare a casa un buon risultato, non faccio mai un rischio a tutto. Sì, questo sicuramente in una gara a squadre poi è fondamentale, certo. Però è chiaro, evidente, che se tu ti trovi, come hai detto, alla canna del gas, qualche lancio di là a 70 metri, insomma 65-70 metri, sei costretto a farlo, e in quel caso lì, dove non sai mai che pesce andare a incrociare, cambia anche terminale, amo, perché deve essere consistente, insomma, se ti capita. Chiaro. Lì si utilizzano dei terminali anche del 18, del 20, con degli ami del 12, del 10, cioè non, senza paura, cioè ecco. Con un bel ciuffo di bigattini e via. E quando esatto. Deve partire, quando parte la canna deve essere un pesce. Deve essere un pesce grosso. Ecco, però voglio promettere una cosa, con i regolamenti sì. Nuovi, da quello che avevo capito, se c'è una limitazione al peso del pesce a 3.000 punti, diventa sì. Anche una cosa che bisogna costruirsi man mano durante la gara, questa. Cioè non c'è più aver sbagliato 3 ore di gara, andare di là e prendere un pesce da 8 kg e vincere il settore. Adesso diventa un po', cioè la gara va costruita nelle 5 ore. Tu la ritieni una soluzione giusta, questa del limite dei 3 kg per secondo pesce? Secondo me è la soluzione più giusta, perché ho un pescatore che è bravo a prendere dei siluri o a prendere delle carpe. Se lui è convinto di prendere 5 siluri e portare alla pesa 15 kg, perché impediglielo? Cioè, o vietare di usare delle esche o limitare. Cioè, il pescatore, il siluro, un pesce lo può prendere, però non c'è più il perca da 5 kg, la carpa da 10 o il siluro da 10 kg. Cioè, ognuno pesca a suo modo e piacere. Se uno non vuole usare più le verde vase, vuole usare 2 kg di bigattini, utilizza 2 kg di bigattini, e se poi lui prende 5 siluri e porta la pesa 15 kg, vuol dire che è bravo, cioè, non c'è troppo da dire. Sì, sì, questo sicuramente, anche se io ritengo che la pesca del siluro richiede un approccio completamente diverso, molto più invasivo, che non rientra in una pesca più sofisticata di lanci senza far rumore, a volte sì, anche, insomma, tanto lo sappiamo com'è. Non sono d'accordo, perché anche il pescare una carpa dall'altra parte, come stavamo parlando fino a un minuto fa, utilizziamo dei fili del 20. Cioè qui peschiamo a feeder, non è la pesca al colpo. La pesca al colpo hanno vietato il siluro. Se tu peschi a ostellato e attacchi una carpa da 10 kg, con la rubesien penso che con le lenze e gli elastici che uno ha montato è difficile portarla a casa. E poi nessuno ci tira a fare quella pesca là. Ah beh, questo è ovvio. È a chiaro. Feeder, se tu attacchi una carpa da 8 kg a ostellato dall'altra parte con un filo, un amo giusto, tu la porti a casa. Perciò perché il siluro no e la carpa sì? Siluro è un pesce come la carpa, dare una limitazione, cioè un peso al pesce, secondo me è la cosa più lineare per tutti. Nessuno può dire ma tu hai preso il siluro, hai vinto, io ho preso la carpa, cioè così è una cosa. Sì, sì, sì. Se uno va al fissero e prende 10 siluri, è stato bravo. Succede. È stato bravo. Vabbè, comunque noi torniamo alle nostre brandi ostellato, che da quello che abbiamo visto anche quest'inverno ce ne sono diverse, non solo alle Vallette ma anche nel tratto dei Cavalli, che è quello, il campo di gara prima, insomma, molto certo. Bello tra l'altro, pesci grossi, e il canale di ostellato sicuramente tornerà ai suoi antichi splendori, perché se viene lasciato riposato come quest'anno sicuramente lo ritroveremo in splendida forma. Di pesce ce n'è molto, e grosso soprattutto, perché il piccolo, abbiamo visto degli anni che nascevano molte placchette, molta nascita, poi ci sono degli anni che per via del freddo, delle piogge,
le freghe sono andate distrutte, quindi da questo punto di vista le annate non sono mai una uguale all'altra. Assolutamente no, è vero. Però quindi... Ostellato in Italia rimane secondo me uno dei più bei canali in assoluto, cioè per comodità, per la pesca in generale, cioè proprio le condizioni che ti può dare Ostellato sono veramente fantastiche, cioè bellissimo. Sicuramente. Ma non abbiamo parlato di canne, Mario, abbiamo parlato sì di mulinelli, di fili. La canna ideale di Mario Casale a Ostellato è una 3,60, una 3,90, una 4,20, deve essere ad azione medio rigida, più parabolica. Quali sono le canne ideali per il campione Mario Casale? Allora, come misure, diciamo, io sono una persona di statura abbastanza bassa, non mi trovo bene a lanciare anche a lunghe distanze con delle canne lunghe. Solitamente le mie canne utilizzate un po' dappertutto sono 11, 12 e 13 piedi. La 11 piedi la utilizzo per le pescate corte, chiaramente a Ostellato. Se parliamo di una riva comoda come al Vecchio, magari utilizzo anche le 11 piedi, ma però se alle Vallette ci sono quei picchetti un po' brutti, una canna da 12 piedi la utilizzo dalla pescata dai 10 metri ai 50 metri e poi delle 13 piedi per pescare un pochino più lunghi, anche a 70-80 metri. Quanto canne... è fondamentale, Mario, il cimino nella tua pescata? Secondo me il cimino è fondamentale un po' in tutte le pescate, ci vuole una cima in base alle condizioni di corrente, alle condizioni di aria, che una cima che stia in pesca. Cioè una cima che non si deve impiccare e una cima che però deve rilevare la mangiata. Chiaramente poi con i trecciati ti aiutano tanto anche utilizzando delle cime più dure, però una cima indicativamente non posso dirti tre quarti un'oncia, dipende dalle condizioni. Sì. Però negli ultimi tempi abbiamo visto uno sviluppo sempre più importante della fibra di vetro rispetto al carbonio. Tu che differenze ci trovi fra un cimino in fibra e un cimino in carbonio? Io guarda, le cime in vetro le utilizzo solo per pescare le carpe, perché comunque la cima in vetro ha una base molto più grande, cioè come innesto, cioè non riusciamo ad avere delle cime da 2,2 mm in vetro, facciamo fatica, perciò il 90% dei casi utilizzo delle cime in carbonio, come quelle delle R18 che sono il 90%. La serie di canne che utilizzo in tutti i campi gara, parlando prima delle canne, 12-13 piedi delle R18, tra l'altro adesso abbiamo messo in commercio la nuova serie, le Distance Feeder, che sono 13, 14 e 15 piedi, canne per la lunga distanza con delle cime da 3,6 mm e un po' di tutte le salse, perciò possiamo accontentare tutti i nostri appassionati con questa serie di canne, però indicativamente... La cima che utilizzo è carbonio, il vetro magari nel periodo invernale a carpe. La tua canna deve essere più azione di punta o comunque adesso non conosco bene gli attrezzi che usi tu, per cui se mi puoi dire qual è la tua canna ideale, anche perché in base all'azione della canna ne consegue anche una tipologia di lancio, insomma, quindi... Una canna più morbida, secondo me, è più complicato poter lanciare con più precisione e più distanza, giusto? Certo. Allora, diciamo che come serie di canne, cioè noi abbiamo le Concept TBR, che sono delle canne più morbide che si utilizzano per le pescate fino a 40 metri. Come R18, la serie di canne, ogni misura ha la sua azione. La 11 piedi non ha l'azione della 12. Sono canne magari leggermente più morbide in base anche alle sezioni. Solitamente... Mi piace una canna che abbia la base ferma, cioè non sia troppo parabolica, prima di tutto per il lancio, per cercare una condizione di lancio dove tu arrivi sempre preciso sulla zona di pesca. Una canna troppo morbida, queste cose anche in condizioni di vento non te le fa, non le ottieni. Mentre la serie R18 ha una base molto ferma, un secondo pezzo medio parabolico e una cima che poi... diciamo vette e sottovetta che ti aiutano a salpare dei pesci anche grossi, e la canna giusta secondo me è quella. Una Ho canna capito. Molto morbida la utilizzo a carpe, canne corte dove comunque è un raggio di pesca di 30-40 metri. Se parliamo di lunghe distanze ci vuole una canna con una schiena ferma, insomma. Sì.
Ti trovi in gara ostellato e a un certo punto tu stai pescando a 40 metri, vedi a 65-70 metri un pescione saltare fuori. E cosa fai? Resisti o vieni preso dalla tentazione di andare a fare un giro? Lì dipende come sono messo, Ale. Se sono in una gara in difficoltà, lo guardo e dico vai via, vai via e poi abbassa ancora la testa. Però dopo magari un'ora, un'ora e mezza, 2 ore di cappotto, appoggio la canna e vado a vedere, un lancio glielo faccio. Hai fatto tante gare tu a Ostellato, visto che siamo ormai in chiusura di questa bellissima chiacchierata, ce ne saranno alcune che ricordi con molto piacere, con tanta soddisfazione, perché hanno esaltato proprio la tua classe di agonista, di pescatore, ce ne sono altre che vorresti dimenticare subito. Ci vuoi proprio i due poli opposti, ricordare dalla più brutta alla più bella, così chiudiamo il discorso con Guarda, Ostellato. più brutta e bella ce ne sono state tante belle e tante brutte. Ti parlo delle gare di quest'anno, due bellissime gare sono state le prime due del Club Azzurro, dove comunque mi sono divertito e ho trovato una pescata a me molto, diciamo, Congeniale. congeniale. Comunque la pesca a 40 metri delle skimmer, c'era da fare circa 12, 13, 15 pesci e sono due gare fantastiche dove comunque ho portato anche dei bei risultati. Una gara che mi ha lasciato un po' amareggiato è stata l'ultima del campionato italiano individuale, dove anche lì portavo un primo dal Fissero, un primo il sabato di Ostellato facendo quella pesca lì, e poi avevo dietro Nicoletta, mia moglie, e praticamente ho dovuto girare la gara dopo 40 minuti perché c'era qualcuno del settore che aveva già una carpa, un siluro, e avevano un primo e un otto, dove si era poi deciso di fare quello scarto intero. E ho dovuto abbandonare la mia pescata per poi mettermi a pescare i siluri, e lì sono stato un po', mi è scesa la catena. Alla Ah, fine sicuramente. ho chiuso con un 5 perché poi sono riuscito a prendere un'anguilla e una bram pescando il siluro con un fluorocarbon del 33, insomma degli ami. Però diciamo che mi ha lasciato un po' amareggiato quella gara là, perché sono andato contro il mio stile di pesca. Ho capito. Hai parlato prima di Nicoletta, che è la tua graziosa signora che ti fa da sponda, giusto? Ogni tanto nelle gare. Quanto Quando conta è possibile. la sponda in una pescata vincente? Sicuramente tanto, giusto? La sponda, secondo me, fa il 50% della gara degli agonisti in tutte le tecniche, dal feeder anche alla pesca al colpo. I più grandi garisti, i più bravi garisti hanno avuto dei grandi esempi. Ricordo adesso il mio amico Franco Galliani, Sì. poverino, che è venuto a mancare, ha fatto diventare dei pescatori, dei grandi pescatori. Io ero ragazzino quando c'era ancora Stefano Premoli alla Lenze Emiliana, io li seguivo spesso e posso dire che la sponda ti fa diventare un gran pescatore e Ti poi ti aiuta completa. nelle condizioni di difficoltà. È chiaro che la sponda, secondo me, Nicoletta è da tanti anni che mi viene dietro, ormai mi conosce, sa cosa deve guardare, però un forte agonista dietro un medio agonista dà una grossa mano. E sicuramente conta anche l'affiatamento che c'è nel team, nella squadra, il mettere a Sicuramente. confronto le pescate, parlare, discutere, trovare le soluzioni migliori. Voi avete un team sicuramente molto affiatato, siete tutti amici e questo è un valore aggiunto in più. Ma noi siamo una bella squadra, adesso abbiamo incrementato il gruppo con i ragazzi di Roma, Sinibaldi e Restante, e poi comunque ci avvaliamo anche dei consigli dei ragazzi della pesca al colpo, con Ferruccio, Genovesi, Marcello. Quando magari loro fanno una gara al colpo, ci interfacciamo per capire un attimino anche cosa si utilizza, perché poi chiaramente parliamo di pesche diverse, ma le esche sono sempre quelle. E poi in merito al discorso sponda, tante volte ti ho detto ti aiuta tanto, e tante volte dipende chi ti viene dietro, perché se ti viene dietro uno che ogni 5 minuti ti dice Alessandro, cambia, fai quello, metti quello, poi ti Sì, viene, sì, sì, sì. vai giù di testa. Noi nella Lenze Emiliana siamo un gruppo comunque di pescatori, di amici. E quando poi i gruppi funzionano è chiaro che tutto va molto Va per il bene. meglio. Bene, siamo arrivati in conclusione di questa chiacchierata.
Speriamo di tornare il prima possibile a pescare, a divertirci, Mario, perché le nostre canne sono tristi, insomma, Stanno senza. scalpitando, Stanno Alessandro. scalpitando e C'è questo quindi. problema, purtroppo adesso speriamo di risolverlo nel più breve tempo possibile, innanzitutto per la salute di tutti, Esatto. perché c'è gente, anche amici che sono stati ricoverati, fortunatamente ne sono usciti indenni, però c'è anche, parlando prima di persone che abbiamo fatto il nome prima, che Esatto, ci hanno lasciato. è una condizione un po' difficile, la pesca rimane sempre il nostro miglior divertimento, il nostro hobby, è giusto che sia fatta in una condizione di sicurezza. Bene, io chiudo qua. Mario, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a Sei te, un Alessandro. amico, ti ringrazio di aver accettato questo Ci invito. mancherebbe. Ci vedremo presto in giro. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito in questa chiacchierata, sperando che le cose che Mario ci ha detto siano utili per pescare meglio a Ostellato, ma non solo, anche in altri canali. Lo Grazie a spero tutti. anch'io. Ciao Ciao. Mario e a presto. Ciao Ciao a amici. tutti. Grazie.